Parliamo di pancia gonfia, parliamo del grande desiderio che avremmo tutti di avere la pancia piatta, ma molto spesso, a parte che è un po', anche un po' legato, diciamo la verità, al nostro sistema emotivo, perché non sempre la pancia gonfia o la pancia, diciamo, un po' troppa pancia è legato a un problema di peso. Molto spesso è anche legato alla nostra, come posso dire, alla nostra psiche, al nostro stato emotivo, perché la pancia è un po' il nostro secondo cervello, quindi è un po' ricettiva di tutte quelle che possono essere le emozioni, le tensioni, le ansie, eccetera. Però io mi voglio occupare in questo momento dei consigli che possono riguardare la parte alimentare, perché il gonfiore della pancia può essere molto aiutato, diciamo, dal nostro rapporto con il cibo. Partirei intanto ricordando una cosa fondamentale, che la circonferenza, anche per un motivo di salute, che non è soltanto un fatto estetico, non avere la pancia, diciamo così, noi dovremmo avere una circonferenza dell'addome di 88 per le donne e 102 per gli uomini. Quindi, insomma, misurate con un metro delle sarte e vedrete che molto spesso purtroppo siamo fuori misura. Una raccomandazione particolare la voglio dare per quello che è il rapporto con la quotidianità, diciamo così, la regolarità quotidiana dell'evacuazione, perché ovviamente un intestino che non è regolare è un intestino che tende ad avere una putrefazione degli alimenti, la fermentazione, quindi sprigiona dei gas e quindi la pancia si gonfia. Allora, cosa possiamo fare? Come ci possono aiutare gli alimenti? Intanto lo yogurt è magro soprattutto, può essere davvero un valido aiuto, specialmente se ad esempio al mattino noi prendiamo un vasetto di yogurt, prepariamo uno o due kiwi ben maturi, li tagliamo a fettine, li schiacciamo, li lasciamo un pochino riposare, mescoliamo con lo yogurt, possiamo mettere anche un cucchiaio di fibre e questo diventa un modo naturale per avere un intestino più sano e una regolarità quotidiana assicurata. Un altro aiuto, ad esempio, possono essere le spremute di pompelmo. Ecco, il pompelmo è un tipo di frutto che può essere di grande aiuto anch'esso per diciamo così, per un buon rapporto con la nostra pancia, con il nostro secondo cervello. Le verdure crude, molto importanti perché ricche di acqua biologica. Come sempre, gli spazzini, li chiamo io gli spazzini dell'intestino. Prediligere ovviamente carni bianche con cucina estremamente semplice, grigliate, pesce alla griglia, tutto ciò che è per esempio estremamente digeribile aiuta a sgonfiare la pancia e quindi verdure crude per cominciare e magari una verdura cotta come contorno. Delle raccomandazioni, non alcol, no sale, sale pochissimo, e non succhi di frutta e almeno 10 bicchieri di acqua al giorno e poi muovetevi, muovetevi perché ricordiamo che ogni grammo di grasso praticamente per bruciarlo c'è bisogno di 2 litri di ossigeno, quindi pensate un po' quanto è importante ossigenarsi e camminare e quindi bruciare i grassi grazie anche all'ossigeno che respiriamo. Piccoli consigli che possono essere utili.